in maniera garbata. Volevo sapere, il ministro Patuanelli ha detto che la siderurgia a Taranto deve comunque rimanere, costi quel che costi, quindi... Sono il portavoce del ministro Patuanelli. Sei un parlamentare. Dei 5 Stelle. Patuanelli fa parte del governo. Perché Patuanelli non è 5 Stelle? Che c'entra? Parlate lingue diverse? Non necessariamente. Questa domanda... Uno dice che deve essere aperta e l'altra chiusa. La devi fare a lui. Vabbè, lei vuole la chiusura dell'Ilva o no? Che domande? Domanda, è favorevole alla chiusura subito dell'Ilva, Ilva chiusa? Noi siamo, come abbiamo sempre detto, per la chiusura graduale delle fonti inquinanti. E quindi mentre si gradualizza le persone muoiono. No, intanto... E Patuanelli cosa ha detto? È il vostro ministro. Ma lo devi chiedere a lui. Devi chiedere un parlamentare di Taranto che non... Ma lui le cose. Hai mai parlato con lui? Certo che ho parlato. E cosa ha detto? Prima in campagna elettorale ricordo che parlavi di chiusura di Ilva. Ti ricordi male perché ho fatto un solo comizio e ho parlato di chiusura. I cittadini non ricordano bene, quindi non hai mai parlato di chiusura. No, no, quindi non benissimo, quindi non hai mai parlato, lo puoi dire ora, di chiusura di Ilva. Ho detto chiusura graduale, non capisci? Vabbè, no. I cittadini, e io e i cittadini evidentemente siamo deficienti, non capiamo. Ho risposto. Benissimo, promossa. Onorevole Vianello, Ilva chiusa? Non parli più di Ilva chiusa? Vediamo quello che abbiamo sempre detto, cioè? Accordo di programma modello genere. Perché non la chiudiamo ora? In campagna elettorale urlavi. No, in campagna elettorale urlavi, Ilva chiusa. Beh, ora non ci sono gli estremi per chiuderla? Rispondi, non ci sono gli estremi per chiuderla? Accordo di programma. In campagna elettorale, cosa hai detto ai cittadini? Rispondi. Dobbiamo fare fronte comune. No, accordo di programma. Certo, fronte comune significa chiusura. Addirittura, vai. Chiusura. Onorevole Cassese, si parlava di chiusura di Ilva, questo è il tema dominante. Ora sembra essere caduto nel dimenticatoio questa espressione. Abbiamo ribadito sempre la stessa posizione. Cioè? Vai a studiare. No, devi studiare tu e devi spiegare agli elettori quello che hai detto in campagna elettorale.